Ciao a tutti da Eleonora, oggi vi parlo degli auricolari Samsung Galaxy Buds 2. Con un peso di soli 5 grammi ciascuno, si presentano con una forma ergonomica che si incastra perfettamente all'interno dell'orecchio e sono quindi comodi da indossare. La custodia di ricarica è bella e compatta e si infila comodamente in tasca. I Galaxy Buds 2 presentano un grado di resistenza all'acqua, ma solo IPX2, il che significa che sono adatti agli allenamenti che non comportano molta sudorazione. Per controllare i Galaxy Buds 2 è possibile utilizzare i controlli touch integrati o lo smartphone. I controlli sono abbastanza intuitivi, riproduci, metti in pausa con un tocco, passare al brano successivo con due tocchi, tre tocchi invece per passare al brano precedente e una pressione prolungata per attivare o disattivare la cancellazione attiva del rumore e i suoni diciamo ambientali. Parlando invece della qualità del suono, i bassi sono potenti e profondi e gli alti sono davvero cristallini grazie agli altoparlanti dinamici bidirezionali. Dentro ciascun auricolare sono presenti un woofer e un tweeter separati, offrendo così una qualità audio davvero ben bilanciata. In più, la funzione di cancellazione attiva dei rumori delle Galaxy Buds 2 blocca ogni tipo di rumore di fondo esterno. Ma non è tutto, infatti ciascun auricolare è poi dotato di tre microfoni e della funzione di rilevamento voce, Voice Pickup Unit, così da permettere di fare chiamate in modo più chiaro e nitido. Inoltre, in termini di connettività, supportano Bluetooth 5.0. Infine, arriviamo a parlare della batteria. La batteria è a lunga durata e offre fino a 5 ore di riproduzione audio con ANC attivo e fino a 20 ore quando la custodia e gli auricolari sono carichi al 100%. La ricarica rapida è supportata, così come la ricarica wireless. Potete trovare gli auricolari Samsung Galaxy Buds 2 su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. È possibile scegliere tra le colorazioni white, black, graphite, olive e anche lavender. Mi raccomando, supportate il nostro lavoro mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale YouTube. Se vi va, lasciateci anche un commento. Ciao a tutti, al prossimo video!